Vuoi un Otam, vuoi tutto quanto? No, tedeschi non hanno qualità per guarda. Però sì, dai, magari porta un po' di giusto. Ci li fai vedere così capiamo cosa sono queste 49 pagine di. Allora, tu la checklist della tua ce l'hai, ciao. Perfetto. Allora, adesso vediamo il piano di volo. Sostanzialmente quando arriva il PF in cabina si fa il security search dell'aereo, dopodiché praticamente si inizia a preparare l'aereo seguendo la checklist, attacchi le tue cuffie, le tue cose, ti prendi la checklist e cominci a fare la preliminary e poi lo scan. Il pilot monitoring si farà il giro esterno, ti prende l'ATIS e ti carica il carburante quando è finito, ti carica i valori qui del carburante, le cose di questo genere, fa il load sheet, le performance, cose di così. Quindi questo è per adesso. Adesso vabbè, vedo che c'è questo, ma non so se è. Ma poi quando il doppio mi dà 5.9, comincia a fare, vabbè, ci sono 7.000 kg, poi vediamo. Alzare. Se vogliamo diminuire sì, devo averlo a piano di volo, quant'è il minimo? Il block è 5.9 5.1 block fuel è 5.9 di trip quant'è? Trip è aspetta almeno 3 qualcosa. La cockpit preparation allora prendiamo il cockpit prep e dopodiché ti fai lo scan. Comincio adesso? Sì, sì. Ok, quindi allora, Engine Master switch is off, Engine Boot Selector check normal. Abbiamo anche una luce qua dentro che si era. Mi dà 3.9 di trip. È possibile? È sì, 3.9 di trip sembra buono. E quindi 2000, fuel overhead è 2000. Per il 320-200. Per ora c'è l'external, External on? C'è. Ok. E più fire. Credo che non sia funzionato. Sì, qua dovresti fare il file push, il test lì. Che però credo non sia funzionato. Che, no, esatto. Di più, is required. Voi quando è che lo accendete di più? No, adesso non va bene come stanno a parlare. Lo accendiamo quando stanno già tra i passeggeri. Sì, per te la condizionata. Non ci arrivano un po' di aria condizionata. Non accendiamo adesso. Ok. Set external power as required. Okay, copy lights as required. Ok. I camera recall push button press. Esattamente, il recall quando lo fai glielo fai per 3 secondi almeno, perché ti cancella tutto, anche quelli che hai emergency cuts. Ok. I camera oxygen pressure lateral quantity, engine oil quantity check. I camera oxygen. Oxygen dove la qua? Oxygen. Esattamente. E sai, calo quantity. Press. Immagino che non è sulle caute. Sì, è tu. Sì. E qui controlli praticamente che hai i valori che stanno praticamente sul verde, cioè praticamente le taniche sono piene delle lingue. Qua, tutto qua. Engine oil quantity. Qui teoricamente dovresti vedere il quantitativo di oil. Ora, questo qui sul 320C o lo vedi, sul NIO è come qui adesso, che è esattamente giusto, perché questo qui se non sbaglio simula il NIO. Se tu vai lì su e accendi i FADEC, dovrebbe, se sono guard and switch, se li accendi praticamente vedresti le quantità di oil, tutto qua. Quindi gli diamo check. Sì, 17 e mezzo.
18, 16, 16 e mezzo, qualcosa del genere, va bene, diciamo che ci siamo a posto così. Ok, flux check position check, speed break, lever check, disarm check, parking brakes. Allora, i parking brake sono questi, sicuramente. Lì però è una leva. Questo sta dritto, girato, qualcuno se la sta mangiando in cabina, non lo so, un bambino. Uno e due. Ok. Questo è quello che sta facendo l'aereo. Questo come stanno, stanno. Può stare in qualsiasi modo. Qui no, però ce l'avresti praticamente qui e poi ce l'avresti l'accumulatore che c'ha praticamente la lineetta qui. Però non lo diamo per buono. Ok. Poi B in QRH. Allora, il QRH ce l'avremmo praticamente qui di lato, controlliamo a posto. Grazie mille Fabio. Il UAB, Operating Engineering Bulletins, siamo su un 320 NEO, diciamo che l'aereo è buono, non c'è nessun UAB. Operating Engineering Bulletins, cioè sono praticamente dei bollettini emessi dall'Airbus che ci parla che c'è un problema con l'aereo. Questo è per risolverlo, tipo l'OIP 48, abnormal B alpha approach, 319, due degli ADR off, in caso vediamo la speed tape salire verso la green dot, oppure durante la virata vediamo cose particolari con la velocità, oppure se l'aereo butta giù muso, come è successo senza comprare avviso inspiegabilmente. Due degli ADR off, l'aereo entra in alternate load, le protezioni si staccano, non posso recuperare l'aereo. Quello che fa lui in quel caso, ovviamente, siccome la VLS sale e lui pensa che sta per andare in stallo, quindi butta giù l'uso per togliere carico sulle ali, tutto qua. Perfetto. Emergency equipment. Emergency equipment lo diamo per buono, ovviamente non c'è, però lo controlliamo, infatti lo controlliamo quando facciamo anche il security check, quindi controlliamo che ci siano le torce, che ci abbiamo la rope. La rope, due life vest, ci sono le torce, c'è i guanti, l'ascia, l'estintore, ci sono tutte queste tutti questi sistemi, l'ELT, tutte queste cose. CB panel, tutto CB panel, ce l'avrai uno là e uno lì dietro, che ci metti di lato per vedere se sono ovviamente, se sono uscite. Se li vedi da davanti magari non te ne accorgi, se lo vedi di lato vedi quello che è uscito. Che teoricamente li vediamo. Sì, va bene così. Gear pins, fan cowl flex. Allora, i fan cowl e i gear pins sarebbero dietro di te lì e se sono stati utilizzati deve esserci l'entry nel tech log da parte della manutenzione, che sono stati usati la notte, perché poi quando faccio il giro esterno da BM vado a vedere che i tre latches che sono sotto gli engine cowl sono chiusi. Sul NIO te lo dà se non ci sono, sul sì o no. Quindi non so se avete visto il 319 320 del un caul aperti, strappati, che non era chiuso. Quindi non te lo dolori là. Dolori per davvero per l'assicurazione, sì. Il costo. Quindi non te lo dice, non è che se c'è finale. Allora, i motori praticamente sotto c'hanno tre latch che si possono staccare per aprire e si aprono le parti laterali e poi dove accedere la gearbox, al motore e quant'altro. Se quelli non sono assicurati e non ci sono i pin lì, vuol dire qualcuno li ha aperti, se non c'è l'entra il tech log, fermi tutti, l'aereo è grounded, cioè non può andare fuori. Sì. Anni fa il decollo. Si sono aperti. Non erano tutti e tre chiusi. E come sono dovuti rientrare, ma c'erano praticamente. No, era distrutto, però. Stava meglio con più volato. No, l'aereo praticamente è stato riparare, è stato fermo, per mettere a posto i motori. Ma se sono aperti o sono anche. Uno si è strappato, l'altro è rimasto tutto piegato. Perché il problema è se si strappa che ti fa fuori l'ala e. Scherzi. Che cosa che l'hanno fatto? Niente, non erano. Niente, loro sono rientrati, quelli così lì se li vedi aperti, sono delle lamiere, non è che sono delle chiuse, quelli quando stanno attaccati sono attaccati, l'aereo va. Certo. Quando stanno aperti li vedi, la sera li vedi, dei pannelli che li vedi. Sì, perché sono lamiere, sono lamiere. Cosa hai aperto i piloti? Come? Cosa hanno fatto i piloti poi? Sono rientrati in emergenza perché non capivano che cavolo stava succedendo, c'erano qualcosa che non andava, avevano avuto dei parametri strani dei motori, resistenza, movimenti strani, vibrazioni. Okay. Tu pensa che noi ci accorgiamo se ci sono le landing lights fuori, dove ci sono tre posizioni, spente, fuori, accese, se
ci sono le landing lights fuori, estratte, che escono fuori sotto la radice dell'ala, perché fanno vibrazione a 250 nodi. A 250 nodi, se sono fuori, se qualcuno dice ok, landing lights le tratte, qualcuno non le ha arbitrate, di tutte giù, le ha soltanto su off, però sono ancora fuori, a 250 nodi in cabina sentiamo... Tipo uno speed break. Diventano rumorose. 200 piedi al minuto ti fanno in più in vertical speed, quando devi perdere 200 piedi al minuto. Infatti sono speed breaks, appunto. Sono speed breaks, no. Tu figurati un engine cowl staccato, che notizia di vibrazione gli ha potuto dare. Se ti vola via e prendi la sala, serbatoio, cioè la qualunque può succedere. Anche piani di coda soprattutto. Piani di coda. Diciamo stare. Un elevator, guarda che se ti salta quello come lo porti giù dall'altro. Ce n'hai uno, te ne rimane uno. Nella giura idraulica avresti comunque solo un elevator, quindi comunque te li abituano, però è molto, molto sluggish. Sì, eh. Va bene. Però è gravissimo, l'errore è gravissimo. Capita. Va bene, Aircraft Library la diamo per check. Sì, controlli... Esattamente. Ma poi così. Adesso ti fai la tua flow, che ovviamente non sai, ma... Vabbè, ma io la faccio benissimo. Io so fingere in modo... Allora, te la faccio facile. Controlli che sia tutto quanto così. Ok, da basso in alto... E che ci siano appunto... adesso vabbè, te li allineati. Sono off o sono... No, sono off. Off, sono ok, te l'ha messo su off. Poi possiamo forzarlo e... Allora... allineare subito. Il supply è acceso. Aspetta. Qui possiamo prendere il ground recall. Che vabbè, poi faremo il CDR test. Beep! Posto. Questo lo lasciamo su Captain, accendiamo tutti quanti gli ADIRS praticamente. Il nav. Sì, uno, il 3, quello sarebbe il 2 e poi il 3, sì esattamente. Quindi come vedi sono 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Il tuo, il mio, ISIS, quello centrale. Dopodiché andiamo qui e portiamo il no smoking su auto. Il carburante, allora, ci siamo detti che qua abbiamo il block fuel 5974, sono 6.000, arrotondiamo. Ci prendiamo magari qualcosa di extra in più, va bene, 7.000, quindi diciamo che il carburante l'hanno finito. Seatbelts on. Questo l'ho usato come recall, si usa come recall... No, scusa, perdono, stavo pensando... Quello c'ha tre posizioni adesso, okay. Come quello sugli air berlin, quindi va su on, va completamente su on, perfetto, a posto. Dopodiché praticamente controlliamo l'air conditioning panel, possiamo staccare il pacco 2. Abbiamo 150 passeggeri qualcosa, quindi questo lo possiamo lasciare sul normal. Questo sta bene così, facciamo il check delle batterie, quindi le stacchi. Stacco questo? Sì. E andiamo nella ELEC page e vediamo che si staccano. Dopodiché le riaccendi e vediamo che vanno, adesso che sono ben diverse nella realtà, vedresti l'amperaggio che scende, deve scendere sotto i 10 ampere in meno di 10 secondi. Qua togliamo la like page, dopodiché abbiamo finito il carburante, tutte le pompe del carburante sono accese, dopodiché andiamo qui su quest'altro lato, ci controlliamo che qui sia in, qui di solito sarebbero 121,5 e poi qui in realtà c'è l'Hagars con data, finisce qui, andiamo fin su al maintenance panel, che è quello di cui stavamo parlando prima. Dopodiché riscendiamo e controlliamo che l'ISIS funziona, ci controlliamo il nose wheel steering, che questo dovrebbe stare su on, e dopodiché controlliamo qui il clock con la data, mi sia resettato e quant'altro, lo switching panel tutti quanti sul normal, dopodiché andiamo dal lato tuo, ci prepariamo ovviamente le frequenze, l'audio control panel e il radio management panel. Farai la stessa cosa praticamente dal lato mio e dopodiché confermiamo che ci sono sempre i speed brake, flaps, gli spoiler e quant'altro. Dopodiché vai già sull'FCU, se, non lo so, oggi non sappiamo ancora dalla clearance cosa ci aspettiamo come quota iniziale, gli possiamo mettere 9009, che è giusto per mettergli qualcosa. Questo sta sulle centinaia, lo rimettiamo sui 1000 per non generare confusione, perché più
purtroppo è successo, in go around c'è chi pensava di averlo selezionato, in realtà erano selezionate ancora le centinaia, l'aereo si è fermato, credo che fossero 300 piedi prima, ha fatto level bust. Non generare boom, lo mettiamo qui a 1000, dopodiché qui ti selezioni quello che vuoi te, qui ci lasciamo il radio file, ti metti flight director, il landing system lo possiamo lasciare spento, più in eccesso lo vedremo perché te lo passerò io. Qui ti puoi lasciare per caricare la rotta su flan e le distanze in modo tale da purtroppo caricare te. Di solito a terra si sta su constraint, in modo tale che li puoi verificare dalla cartina. Quando saremo qui in quota possiamo metterci airport. Questo è quanto. Ti fai la prova dell'ossigeno, diciamo che è il primo volo della giornata, l'aereo oggi non ha volato, però va bene. Se non fosse il primo volo della giornata non lo faremmo e potremmo fare anche single engine taxi. Se non c'è il volo facciamo, giusto per provarlo, altrimenti proprio te. Facciamo. Se mi ricordo ancora cosa fa. No. Va bene, ci sta. Adesso ti puoi preparare la box. Okay. Dimmi tutto. Allora. Jet, mai visto in vita mia, quello spelletto sì, in parte. Allora, la box si prepara secondo l'acronimo DIFSRIP. Data, Aircraft Status, IRAC in data e 00 nel lui è leggermente però le cose dovrebbero essere scelte quante, se lo riesco a ritrovare. Noi avremmo nel praticamente questo valore settato qui, ritorno quello che non riesco a trovare, però nel performance? Esattamente, c'è un performance factor che ci indica quanto l'aereo si discosta dai parametri di consumo e di efficienza così come rilasciato dal costruttore. Se vedi meno 2 l'aereo è buono, se vedi più 3,7 vai a vedere qui nel, sulla bussola e vedi che l'aereo ha 15 anni, un vecchio 319, una vecchia signora. Richiudi, vabbè, posti. Dopodiché andiamo su init page e cominciamo a presentare il piano di volo. Allora, il piano di volo praticamente cos'è questo? Non c'è il tank, né d'accordo, è leggermente diverso da quello che usiamo noi. Ad esempio il cost index lo usiamo 8 o 7 in base a quello che ci calcola, proprio 5 possiamo tranquillamente andare. Cerco di capire. No, per le riprese, scusate. Cerco di capire un pochetto che hanno la prima. Sì, messa più. Ah, è più sensibile. Sì, dovrebbe essere ISO 6 e 4, spero. O diminuisci, la metti al minimo. Allora, siamo verificati le 16:20 con il decollo, 757-18:05 al Chocks, arrival alle 18:10. Il take off a 77, che è il massimo, lo stimato 66. Allora tieni conto che il maximum weight su 3 e su 3 tenti è proprio 66, quindi saremo leggermente al di sopra del maximum weight in caso di rientro. Comunque non c'è problema, qui sono tutti quanti i valori, non so quanto familiar sei con sì, no, qualcosa è molto intuitivo, non c'è nulla di particolare. 3 più il contingency 15 minuti va bene, in realtà è diverso. L'alternato qui 0 perché non ci atteniamo un po' al pensato, ma penso il metodo dovrebbe essere buono, abbiamo visto. E fai la reserva, che sono le 30 minuti, qui ci sono due piste, possiamo fare al limite commit, quindi non è un problema, quindi ci siamo detti 5964 che possiamo arrotondare alle 6000, quindi tu puoi scrivere, tu sei il comandante oggi, quindi prendi 6000, dove la... mettilo, allora il format è leggermente diverso, diciamo, ti dico la verità, poi te lo faccio vedere sull'iPad, puoi metterlo accanto così, non è un problema, metti 6000, perfetto, e ti puoi portare dietro, abbiamo detto, 1000 kg in più. Quindi scrivi sotto 1000, ok, il total 7000, ok, e il reason for PLC extra, weather, ATC, runway change, mettiamo, quindi abbiamo motivato quei 1000 kg extra alla compagnia per, allora, questa c'è tutta quanta la parte che confermi se PLC e quant'altro, esattamente, perfetto, andiamo avanti. E qui cos'è che abbiamo, cos'è che ci danno qui in questo tipo di piano di volo? Ma perché non è che dopodiché abbiamo la rotta. Libro dalla 2.6, noi faremo probabilmente una 0.8, quindi sarà una libro 6 alfa, libro, Palea qui a me, quello qui mi dona, e poi sarà idona Mentor, Trifire Bright. Quindi qua ci aspetta. Passi sopra l'erba. Come? Passi sopra l'erba? Sì. Palermo non ci andremo, ti chiederò il taglio. Ah. Passiamo qui. Se no me lo offri te. Volentieri, questo. Questi sono i tempi che registriamo dall'AGA, no, ma i tempi lo dobbiamo fare noi, quando l'aereo esce, quando l'aereo esce
al parcheggio, quando l'aereo sta quota da terra, quando li mette a terra e quando arriviamo al parcheggio con i freni inseriti. Questo è quanto, adesso proveremo a fare il conto con l'IFB che c'ha fatto. Questo non era ciò, mi insegno anche te. Andiamo? Sì, dopo. Quindi la partenza è il libro 6 alfa. Poi Michael 271 Palermo. Che li offro io. Lima 1-2. Elba. Mike 729. Idona. C'è la sua pista preferita in un aeroporto, sì. Poi c'ho la 08 di destra a Gabri, che la 02 di sinistra mi sembrava strana, la mia mamma pensa la 35 di destra, non lo so, perché è così, sono quelle cose che per perché c'era quell'incoerenza sul carburante che secondo te era poco, perché effettivamente avevo tolto l'alternato, ah, ok, e comunque non l'ha calcolato, perché appunto lui mi continua a dare di curvo, ho detto a Fabio, diciamo, commetto a Milano Malpensa, due piste, il metodo è buono, ma dunque per andare all'Inato a Bergamo, meno la pensa, stoici, andiamo. No, ma tanto sono 1000 kg, te lo dico già, sono 1000 kg. Quindi praticamente c'è tutto il piano di volo con minimo foot altitude, dopodiché c'hai Esprimono full time. E dopodiché estimated time over, esattamente, actual time over, minimum flow altitude, dopodiché c'è la distanza di ogni punto. Questa la si controlla perché sostanzialmente sono le distanze tra i vari punti e poi quanto c'hai di griglia in quel punto, quindi non lo so, è chiaro che staremo, ce l'hai lì davanti, l'ostacolo più grosso è l'Etna qua, non c'è altro, siamo a pista anche, quindi non è un problema. Poi saremo sul Tirreno, gli ostacoli poi rientrano, andiamo a Malpensa con le Alpi, ma non ci andremo, perché saremo a sinistra, non andremo invece verso Milano Malpensa. Le Alpi c'è cioè, in Romana non ci sono le Alpi. No, però ce l'hai davanti, comunque lo fai nel briefing, perché sono okay. di griglia, tra 25.000 e 10.000 piedi a nord, 3.000 da sud, e poi fai andare a 180 per il Monte Bianco. E poi il Monte Bianco, se lo vuoi sapere dov'è, basta che gli metti il punto dentro, è Moblo, MOBLO. Punto rotta e trovi dove sta.